Nando, facciamo il Big Goat. Va bene. Il giocatore più forte che hai visto dal vivo. Mbappé. Il tuo idolo d'infanzia. Ronaldo Fenomeno. Il più forte numero 9 della storia. Non puoi non dire. Non posso ripetere. Il più forte numero 9 della storia. Cristiano Ronaldo. Il giocatore più elegante della storia. Zidane. L'italiano più forte di sempre. Roberto Baggio. Il miglior assistman della storia. Maradona. Il miglior tiratore di punizioni. Juninho Pernambucano. E il più forte ad oggi. Forte ad oggi. Ho già detto Mbappé, non va bene. Bellingham. Mbappé contro R9. Uno è l'evoluzione dell'altro praticamente. Diciamo anche per una questione affettiva. Mbappé avrà modo di diventare ancora più forte di quello che è, ti dico Ronaldo. Ronaldo Fenomeno. CR7 o Zidane? Diciamo, i numeri sono tutti per Cristiano Ronaldo, le coppe vinte. Secondo me Zizou aveva qualcosa di speciale in quegli anni. Non che Cristiano Ronaldo non ce l'abbia, dovrei dire Cristiano Ronaldo. Però dico Zidane. Sei un nostalgico. Sì, no, in realtà no, però Zidane credo sia la scelta giusta. Roberto Baggio o Maradona? Dobbiamo fare sforzo questo gioco. Oh, prendere un sacco di non insulti. Hai scampo. La gente mi vorrà malissimo. Madonna, che brutto. Guarda, sono due giocatori che proprio muovono, sono quasi, si potrebbe fondare una religione su tutti e due. Su uno dei due è stata effettivamente fondata una religione, che è Maradona, allora ti dico Maradona. Juninho Pernambucano o Bellingham? Vabbè, forse questa... Bellingham, Juninho diciamo aveva un solo fondamentale, quindi è... va bene così. One skill player, proprio. Ronaldo o Zizou? Ronaldo, Ronaldo. Maradona o Bellingham? Maradona per forza. C'è sto. Ronaldo o Maradona? Sono due giocatori, secondo me, proprio, cioè, tra i cinque giocatori che hanno segnato la storia del calcio, ci sono sicuramente loro due. E Ronaldo è stato il meteorite che ha battuto i dinosauri. Cioè, arriva Ronaldo, cambia il gioco. Devono essere come lui. Da lì in poi gli attaccanti, quindi veloci, tecnici, forti, grossi. Maradona, oltre ad essere tutto quello che è stato in campo, secondo me anche dal punto di vista culturale ha cambiato tutto. Cioè, è una sorta di politico prestato, termine, allo sport. Prestato allo sport, e ha un'aura talmente grossa che soprattutto dopo la sua morte io credevo scemasse, invece è esplosa ancora di più, quindi ti dico Maradona. El Dios. Sì, Maradona, GOAT assoluto.